Buongiorno a tutti carissimi amici, siamo di nuovo qui con voi alle 18 con questo appuntamento Apero Opera con Soi e oggi la nostra ospite è Letizia Egaddi, non la vedo ancora entrare come richiesta di invito, forse Letizia probabilmente non te l'ho spiegato bene. Però ho visto che già ha mandato un saluto, vediamo un pochino. Allora, Letizia, se mi ascolti, ecco, la stai già partecipando. Adesso tu devi inviarmi l'invito, cioè la richiesta di partecipare alla diretta, poi io ti rispondo accettando la tua richiesta e quindi puoi entrare a parlare con noi in diretta insieme a tutto il pubblico che ci sta seguendo. Bene, adesso vediamo se appunto Letizia si organizza. Nel frattempo avete sentito di sottofondo come sigla della nostra trasmissione di oggi l'esecuzione proprio di Letizia Egaddi del meraviglioso duetto dall'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, Purtimiro. E la particolarità di questa esecuzione, vediamo un po' se Letizia nel frattempo spunta la sua richiesta, vediamo un po', scorriamo perché altrimenti, ecco, aspetta, ah, aspetta, eccola qua, Alfredo e Andrea hanno inviato una richiesta di partecipazione. Allora, vediamo un po' richieste, abbiamo, Andrea Merli, beh, facciamo entrare, eccola qua, Letizia, sei arrivata, chissà se si riesce a far entrare anche Andrea. Una diretta a tre oggi, vediamo un po' se la cosa riesce, perché sarebbe così. È vero che queste app, questi programmi sono molto intuitivi, ma io ci sto andando proprio a caso e quindi vediamo un po' se la cosa funziona. Annulla, in attesa di Andrea Merli, l'impiccione viaggiatore, e in attesa di Letizia Gatti, vediamo se riescono a entrare. Per il momento ancora nessuna connessione. Eccolo, Andrea! Sono io, Non ma ti mi sa che più di una alla sembri volta, mi sa che Letizia Egaddi, no, siamo direi proprio equipaggi, di no, meno di direi di no. troppo. Direi di no. Credo che non sia possibile entrare più di una alla volta. Quindi credo, per cui cedo il passo a Letizia Gaddi, alla quale faccio ancora i miei complimenti e devo dire che la sua partecipazione è veramente stata preziosa, mi è piaciuta tantissimo, sia ovviamente per l'originalità del video, che è stato motivo di assegnarle il premio ex aequo a Manu Lepis, ma soprattutto e tanto per proprio la grande musicalità, la capacità di eseguire addirittura triplicandosi un duetto così bello come quello dell'Incoronazione di Poppea di Monteverdi. E niente, saluto tutti quanti e cedo la parola alla vincitrice. Ciao, Tesoro, grazie ciao, ancora, ciao, grazie ancora a te. ciao. Ciao, un bacio. Ora, ecco, abbiamo rimosso l'ospite. Mi dispiace, che brutto questo lessico, rimuovi l'ospite. Letizia Gatti mi dice mandata. Vediamo, cara, se vuoi rimandarmela, perché forse nel frattempo, appunto, il fatto che io ho accettato due richieste contemporaneamente ha prevalso quella di Andrea Merli. Ricordiamo Andrea Merli, l'impiccione viaggiatore, che ha fatto come si dice quando uno, un'incursione d'Appennuto proprio nella nostra diretta. Alfillirico ha inviato una richiesta di partecipazione al tuo video in diretta e purtroppo Alfillirico bisogna che, eccola Letizia, Letizia, vediamo, Letizia, ti ecco qua. Purtroppo Alfillirico non ti posso far intervenire, altrimenti la nostra ospite d'onore non può entrare. Allora, dicevamo Andrea Merli, Ecco, ecco Letizia, ecco, buonasera. ti riconosciamo, non c'è barba, non c'è trucco, non c'è inganno, sei tu. E stavo giusto dicendo appunto che Andrea Merli, alias l'impiccione viaggiatore, ha fatto un'incursione. Lo ringrazio molto per le bellissime parole. Ha fatto un'incursione, ma giustamente, proprio a pieno titolo, perché è stata sua l'attribuzione del premio speciale ex aequo con Manuel Epis, e vorrei anche leggere la motivazione di questo premio speciale che ti è stato conferito dall'impiccione viaggiatore proprio
Lo vado a leggere, salgo la schermata perché siamo tecnologici, ma non troppo. Ecco qua, motivazione per la forza. No, questa, ecco, scorro per la sua originalità e la sua capacità, le sue capacità tecniche, vocali e musicali, potendo triplicare accompagnandosi al pianoforte in un duetto di Monteverdi, perché, ecco, spieghiamo bene al pubblico come è stata fatta, come hai fatto questa magia, cioè tu hai cantato contemporaneamente due parti vocali, quella di Nerone e quella di Poppea, e contemporaneamente hai suonato il pianoforte, quindi hai Sì. anche sostenuto la parte musicale. Ma questo chiaramente è frutto di un montaggio, diciamo così, non è che potevi fare. No, qualcuno riesce a fare l'esecuzione con la voce. Ci ho provato, ma non funzionava. Allora ho dovuto farlo in tre momenti separati. Sì, quindi hai fatto tre momenti separati e poi quindi hai fatto una somma praticamente Sì, ho delle. tenuto tecnicamente la telecamera sempre fissa e poi mi sono delimitata lo spazio per non invadere ovviamente il campo delle altre due. E una volta avuto tre video con la stessa inquadratura e più o meno la stessa luce, con un normalissimo programma, un'applicazione del cellulare, ho tagliato i video e li ho avvicinati. Insomma, sei stata molto, molto originale e tra l'altro hai anche caratterizzato bene i due personaggi perché ovviamente Poppea l'hai caratterizzata con un semplice abito ma molto elegante femminile. E anche Nerone l'hai caratterizzato molto bene con un pantalone scuro, una camicia bianca e credo una cravatta, se non ricordo male, anche, no? Mi sembra. No, avevo la cintura, ho rubato un po' Ah, tutto al mio ragazzo. Ho stirato la camicia all'ultimo che era stropicciata. quindi insomma, un po' un Nerone un po' impiegato di uffici, insomma, Ah, come sì. aspetto, no? Sembrava un po' un'ambientazione da pausa pranzo, come pausa caffè, un po' come, però l'hai realizzata a casa tua, questo è stato girato, no? Sì, Penso. assolutamente, sì, nel mio studio, nel mio piccolo angolino dedicato alla musica, Bene, fatto bene. tutto in casa. Mi fa molto piacere, è piaciuto tantissimo appunto il tuo video e anche al pubblico, pur essendo un repertorio, beh certo, Curtimiro è un duetto celeberrimo del repertorio barocco del Divino Claudio, però sappiamo che un pochino magari le simpatie del pubblico, ma anche se un po' le cose stanno cambiando, diciamo che le simpatie del pubblico sono sempre più orientate verso i titoli, gli evergreen, degli evergreen di Giuseppe Verdi, Traviata, Rigoletto, Nabucco, Bohème, Tosca, Carmen, insomma queste sono un po' Aida naturalmente, ma certamente l'incoronazione di Poppea nel repertorio barocco è uno dei titoli più amanti, no? Più eseguiti. Allora, mi dice subito Andrea Melli Limpiccione che tu appartieni a una grande famiglia musicale. Vogliamo parlare un pochino della tua vita, delle tue esperienze personali, la tua famiglia? Quindi ho letto anche su quella bellissima intervista, quell'articolo che ti hanno dedicato sulla Gazzetta di Sì. Parma, che tu hai un nonno e una nonna che sono stati musicisti molto noti a Parma. Ci vuoi Mio raccontare? nonno, sì, certo. Mio nonno è stato pianista, compositore, ma soprattutto il direttore del coro del Regio di Parma per tanti anni e anche di altri teatri, per un periodo Bologna, poi Monte Carlo, insomma, ha girato un po'. Grande appassionato verdiano, soprattutto. Era anche membro del club, famoso club dei 27, era il signor Aida. Era Aida lui, era Sì, addirittura Aida del sì, Club dei sì. 27. Allora spieghiamo questa cosa al pubblico, che cos'è il Club dei 27? Il Club dei 27 è una sorta di setta, quando si entra nella loro sede c'è proprio un clima quasi da cospiratori, ma è un club di grandi appassionati d'opera con una fede verdiana incrollabile e questo club è composto da 27 membri. Proprio perché dove non esiste il concetto di dimissioni, nel senso che uno quando lascia questa terra abbandona il club e ogni membro del club, appunto, queste 27 persone si attribuiscono o viene loro attribuito il titolo di un'opera verdiana. Quindi tutte le opere verdiane, comprese le edizioni francesi o le doppie o triple edizioni, non so se di Don Carlo ci sono due o più. No, credo solo una. Ah, solo uno. E compresa la messa, che la messa insomma, Sì. è considerata, direi, a ragion veduta, una sorta di opera, sacra, insomma, di, no, più che una composizione sacra, è un'opera.
con contesto sacro. E quindi il nonno era anche membro come Aida. Sì. Allora, sono tutti uomini, anche bisogna chiarire. Purtroppo sì, vorrei fare un appello per aprirlo anche alle donne. È da un po' che ne parlo anche con le mie amiche, dovremmo aprirlo anche alle donne. Ma poi chissà se gli equilibri interni si turbano, si deconcentrano. Sì, io sono stata invitata da questo club a una cerimonia, perché è un rituale proprio quasi mistico, quando sono stata a Parma per Fuoco di Gioia, che è appunto il concertone, il gala che si tiene sempre al Teatro Regio, ed è organizzato, finanziato, sponsorizzato appunto dal Club dei 27. E poi abbiamo fatto una bellissima riunione conviviale, molto emozionante, con le note del va pensiero, insomma tutte queste cose eseguite al buio. E la stessa cosa ho detto anch'io. Obiettivamente il fatto che sia un club solo maschile è un po'... Vabbè, dai, gliela perdoniamo, glielo fattore perdoniamo. Storico, culturale. Sono simpatici perché amano tantissimo il Maestro Verdi, le musiche, perché si mangia benissimo, sono persone deliziose e li salutiamo con tanto affetto. Quindi il nonno si è sempre occupato poi professionalmente, come è stato un maestro di coro in questi... Sì, nella sua carriera. Sì. Sì, sì, la nonna invece è stata cantante e si è dedicata moltissimo e soprattutto alla carriera di insegnante. Io purtroppo non ho avuto il piacere di poter studiare con lei per una questione anagrafica di età. Quando lei ha smesso io ho cominciato, però me ne hanno parlato tutti molto bene del suo insegnamento, della sua tecnica. Quindi sono... Il nonno e la nonna sono state un po' figure un po', diciamo, più narrate, che insomma mi sembra che non li hai goduti per moltissimo tempo. Beh, no, mia nonna sì, in realtà mia nonna, cioè, è ancora viva, ha 94 anni quest'anno. Quanti anni? 94? Ne fa 94. Bene. Insomma, me la sono goduta lei anche in adolescenza, cioè comunque non cantava più come quando aveva 50 anni magari, però no, devo dire che sulla sua voce è sempre stata molto fresca anche oltre i 70, però a parte questo me la sono goduta più come nonna che come insegnante. E mio nonno invece... Tanto, e te la godrai ancora tanto, caspita! Beh, sì. E invece no, mio nonno è venuto a mancare quando avevo 8 anni. E mi dispiace, però ho molti ricordi con lui, in realtà, anche se ero piccola ho molti ricordi, molte immagini, e mi ricordo veramente tanto l'ambiente musicale che si respirava in famiglia. Lui era un tipo molto alla mano, che scherzava, e quindi non me lo sono goduta tanto come tempo, però non mi posso lamentare. Sì. Però la qualità dei ricordi, sì. si capisce che è veramente molto, molto buona, quindi c'è molto affetto in questi ricordi. E quindi poi la passione e la professionalità è passata attraverso i genitori. Loro sono i genitori di tuo padre o di tua madre? Di mio padre, che però è il ribelle della famiglia, perché anche lui è un grande appassionato di musica, ma... non classica, o quantomeno non ha studiato in accademia musica classica, la ama, l'ascolta, soprattutto adesso si è interessato tantissimo, però sin da ragazzo lui si è dedicato ai Beatles, a musica rock, col complesso, lui è un po' l'istrumentista, cantante, autodidatta, quindi l'altro lato della musica, il lato oscuro. No, oscuro no. No, no, no. Ma scherzo. La maggior parte degli artisti del pop e del genere più, insomma, come dire, più contemporaneo sono fior di musicisti, non sono assolutamente... No, ma scherzo, però mi hanno raccontato, mi hanno sempre raccontato che anche in casa dei miei nonni, mio nonno tipo una volta ha lanciato un CD dei Beatles, un disco dei Beatles giù dalla finestra, insomma... scontri generazionali, e poi io torno alle origini invece. Quindi invece tu addirittura, anzi hai fatto addirittura un passo indietro, perché sei tornata alla musica rinascimentale barocca, la tua passione, la tua specialità, vedo che frequenti esclusivamente il barocco. Qual è il repertorio al quale ti dedichi, per il quale ti senti versata, sia come vocalità che come temperamento? Sì, 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 sì. Soprattutto questione di temperamento.
Beh, appunto, musica tardo-rinascimentale barocca copre un periodo molto ampio, dalla fine del 1500 fino a metà del 1700. La mia preferita, se posso dire, è il periodo del 600, la primissima opera, il primo Monteverdi, i Cavalli, e i Madrigali anche fine 500. Studio con molto piacere anche Handel. E anche il classicismo comunque, credo, tengo studiato anche Mozart, che fa benissimo, me l'hanno sempre detto tutti i miei insegnanti, Mozart ha un toccasana per la voce, quindi non si abbandona mai. E comunque nel mio percorso di studi ho affrontato tutta la musica, anche l'Ottocento, anche il Novecento. È solo negli ultimi 1 o 2 anni che, dopo aver concluso gli studi in conservatorio, ho deciso, ho scelto, o forse ha scelto un po' me la musica barocca e ho deciso che quello era un po' il repertorio che mi si addiceva di più. E hai fatto anche studi di pianoforte, hai compiuto gli studi di pianoforte sempre al Conservatorio di Parma, ti sei Sì. diplomata in pianoforte principale, quindi anche... Sì. Ah. Io nasco come pianista, appunto, ho cominciato a 6 anni a suonare per gioco, in realtà, nonostante avessi una famiglia di musicisti. È sempre stata presa molto alla leggera, mi piace, cioè era molto è bello suonare con gli amici, impara il pianoforte perché poi alle feste ti diverti, quindi senza nessuna pressione, pian piano, pian piano, pian piano mi sono sempre di più appassionata, infatti poi ho anche completato parallelamente studi universitari, non attinenti direttamente con la musica. E dopo il pianoforte ho deciso appunto di cantare, anche quello molto per gioco, perché mi piaceva, perché amavo la musica, ma non ho mai pensato di seriamente di farla musicista. Questa decisione è arrivata un po' negli ultimi anni, quando mi sono resa conto, finiti gli studi, finito tutto, che non posso vivere senza la musica. Quindi, grande salto nel buio, ho detto, cosa facciamo adesso? La Mi musica dedico ti al... crea, sì, crea assuefazione, crea sì. tossicodipendenza. Ascolta, ma quindi hai fatto anche degli studi universitari di tutt'altro genere o qualcosa di comunque affine agli studi musicali? Ho cominciato con la triennale di economia e management, quindi che non c'entrava assolutamente niente. Invece poi ho deciso di specializzarmi alla magistrale a Bologna, in una laurea che, vabbè, un nome complicato, riassunto, è economia e gestione delle arti e dello spettacolo. Quindi una laurea in economia, però dedicata sì allo spettacolo. Quindi è un percorso di studi che è assolutamente compatibile, oserei dire Sì. complementare con quello di una musicista. Quindi hai tre titoli di studio molto importanti perché il canto, il pianoforte, una laurea magistrale insomma, in sintesi un po' sarebbe management dello spettacolo, qualcosa Sì, quindi dico arts management, perché è in inglese, quindi non saprei neanche come tradurla in italiano, è arts management. gestione dello spettacolo. Beh, in Sì. italiano management sarebbe gestione. Ecco Sì, qua, sì, allora sì. salutiamo un po' di persone. Jorge Pinaghi, sempre presente. Ciao Jorge, sempre critico musicale, giornalista, fa parte della giuria e in qualità anche di cofondatore della Fondazione Victoria de Los Angeles, che ha anche per la prossima edizione sia la Fondazione Victoria de Los Angeles, che l'Impiccione Viaggiatore hanno riconfermato subito perché veramente il concorso ha convinto tantissime persone, sia per il modo che per le finalità. Hanno riconfermato subito i premi speciali anche per la prossima edizione. Li ringrazio tantissimo. Ci saranno due premi speciali per la Fondazione Victoria de Los Angeles e due premi speciali sostenuti dall'Impiccione Viaggiatore. Vi ringrazio per la passata e per la prossima e per tante altre edizioni. Quindi, Andrea Merli ci chiedeva, dato che lui è un po' il tuo mentore oggi, insomma, chiedeva di Mozart che cosa canti. Allora, ho studiato la classica triade Zerlina, Despina, Susanna. Nell'ultimo periodo, ma una cosa proprio recente, mi sto avvicinando ai ruoli un po' più maturi, tipo Contessa o Fiordiligi, più come studio che come esecuzione. E ho sentito che la mia voce ultimamente ha fatto un po' questo passaggio. Quindi, sotto ovviamente consiglio dell'insegnante, mi sono avvicinata a questi altri ruoli.
Bene, e perché possiamo chiederti l'età o vuoi appellarti la cosa No, no. liberissima, liberissima. Io la so, No, no. ma non la dico. Ne ho appena fatti 28. Va bene, dai. Cioè, sembrava che poi, il tuo viso, insomma, non mi pa... Io sto facendo la diretta con un piccolo telefonino perché quello grande, spero che si riprenda, ma dava brutti segni oggi. E quindi ho l'immagine, infatti, vedete che sono sempre qua che tiro sugli occhiali perché ecco qui riesco a metterti un po' più a fuoco e vedo una bellissima chioma bionda e un viso molto, molto, molto giovanile. Dai, non ci preoccupiamo prima del tempo di questi problemi, che comunque anche preoccuparsi è completamente inutile, anzi, fa invecchiare prima. E salutiamo Luca Nicoli, Giulia Tacenco, la voce Olivia, ciao carissima, Gabriele Morselli e Rodney Landa, Chiara Guerra, ciao Chiara Guerra, credo che sia una tua collega, sì, del Conservatorio di Parma. Sì. E Sara Gallo, Giulio Cavazzini, Muso Lesi Luca, questo mi è difficile. Rodney, ok, l'abbiamo citata. Francesco Auriemma e salutiamo Roby, ciao Roby da Firenze, Manuel Epis, ciao carissimo che ha condiviso con te l'exequo, no? Se vado a memoria. Sì. E Giulio A. Bocchi, tantissime, anche oggi sono tante persone che entrano poi. Ah, ecco, guardano, questa è un'amica, Luipa, vedi, ti ho riconosciuto dalla fotina perché... È Luigia Pastore, ciao dalla Calabria, che sicuramente sarà molto felice perché tanti calabresi si sono affermati in questo concorso, casualmente, perché poi tutte persone che non conoscevo, a parte Eva, ecco, che aveva frequentato qualche masterclass, però gli altri tutte delle belle sorprese. Alfi Lirico, scusa, ho sbagliato. No, caro, non ti devi scusare. Purtroppo abbiamo visto che in tre questa cosa qua non ci consente di essere connessi contemporaneamente. Allora, torniamo alla nostra Letizia. Dunque, mi piacerebbe davvero sentirla tantissimo in Te vieni non tardare, la Susanna. Non è che, siccome il dottor Merli ha fatto questa richiesta, tu adesso pensaci, perché io le nozze di figlio neanche le ho qui. Cioè, aspetta, come ieri abbiamo fatto venire un sussulto al tenore che ho tirato fuori così, sono tutte a tradimento. Io ho anche le nozze di Figaro qua sotto, è proprio su un segno del destino. Ce l'avrei, però. No, cara, se ci vuoi fare alcuni omaggi musicali con molto piacere, ma decidi tu, non vogliamo stressare ulteriormente i Sì. cantanti. Dunque, adesso tu vivi, continui a vivere a Parma, no? No, io vivo a Reggio adesso, convivo con il mio ragazzo da poco. E sono Reggio. andata dai nemici, sono andata, ma Ti vabbè. sei trasferita non troppo lungi. Luigia Pastore, una felice intuizione questo concorso online. Grazie Luigia. Devo dire, dai, siamo stati abbastanza bravi, soprattutto a merito di questa meravigliosa giuria. 30 giurati che si sono messi in, si sono, hanno felicemente acconsentito a far parte di questa esperienza. Per la prossima edizione abbiamo l'ingresso di altri due giurati molto molto importanti, che sono il direttore del Teatro Real di Madrid e il direttore artistico del teatro dell'associazione ABAO Bilbao, che è l'associazione che finanzia, organizza e proprio gestisce in toto la stagione operistica della città di Bilbao, che è una città dove c'è una grande tradizione operistica, un po' come Parma. E bene, questi saranno nostri, insieme agli altri giurati che quasi nella totalità hanno riconfermato la loro presenza. E anzi, il maestro Antonino Fogliani ieri proprio mi ha detto, e sono stata felicissima, lo annuncio qui in primis, che per la prossima edizione attribuirà come Festival Bad Vilbad Rossini un premio rossiniano o coevi, diciamo, quindi autori con una certa analogia, ecco, con lo stile compositivo rossiniano, e questo sarà un premio speciale, cioè essere invitati al festival come interpreti. Questa è una cosa molto molto bella. E anche altre realtà si stanno, come dire, aggregando a questo movimento culturale. Benissimo. Allora, Letizia, adesso
Ci racconti, tu allora vivi a Reggio con il tuo fidanzato, hai fratelli, sorelle, con questa famiglia No, ho sei figlia unica. solo una gattina che si chiama Aida, appunto. Guardala lei, viziatissima, si vede subito. abbastanza, abbastanza. Non ha fatto un plissé come una vera prima donna, ha disdegnato proprio neanche uno sguardo alla telecamera. E senti, ti segue la gatta quando canti? Miagola dalla Partecipa. mattina, ma miagola dalla mattina alla sera, quindi sì, segue anche troppo. E com'è questo? Aida perché era il nonno, cioè lì c'è la liaison. No, beh, in realtà è stato un misto di cose. Diciamo che è un'opera che il mio ragazzo non è musicista, non sapeva niente di musica, di opera mai sentita, e la prima volta che l'ho convinto ad andare all'opera l'ho portata a vedere l'Aida all'Arena di Verona. E gli è piaciuta tantissimo, gli è piaciuta. Allora, un po' da quello. Ah, bene, bene, chissà quando è stato, perché magari ero io la Ida. No, è stato Capita. nel 2015, 16? No. No, io credo che l'ultima Ida ho fatto quella del 14, quella del centenario e bicentenario verdiano, quindi ho fatto. Se, no, se era il 15, no, non ho fatto Aida all'Arena in quella stagione. E, bene, quindi lui non si occupa, ma cosa gli è sembrato di questa follia collettiva della Ida in Arena di Verona? Beh, è stato bellissimo, poi appunto lui, le scene, tanta gente, l'atmosfera, e gli avevo fatto leggere il libretto prima, quindi riusciva anche a seguire. Ovviamente non aveva ancora l'orecchio, però devo dire che se l'è fatta abbastanza velocemente. Ogni tanto mi diceva: ma il coro è fuori tempo. Io sì, bravissimo. Beh, oh, Quindi. un bell'orecchio allora. Bene, torniamo invece alle tue passioni. Adesso quindi ti vuoi specializzare proprio nel repertorio, se ho capito bene, insomma, del tardo Rinascimento, barocco e fino a comprendere Mozart come autori, Sì, anche il classicismo. devo dire che nell'ultimo anno mi è capitato di fare esperienze soprattutto nel primo barocco, nel Seicento. Il resto ovviamente lo tengo studiato, però anche per caso, perché in realtà facendo anche varie audizioni, facendomi ascoltare, molti mi sceglievano per il repertorio di inizio Seicento. Quindi alla fine a me piace, un po' mi ha scelto ed è andata bene così. Il tuo compositore preferito in assoluto, Monteverdi. Sì, decisamente. Mi piace, me lo sento proprio congeniale, tutti i ruoli, sono tutti belli, poi sono corti, non lo so, sono. Ad esempio, in un'opera mi piace molto il fatto di poter interpretare più personaggi, quindi appunto dover cambiare personalità, anche sesso, nel giro di un atto o due, e Monteverdi, ma anche altri molti autori barocchi, permettono questa cosa. Mi piace molto questo approccio al teatro musicale. Bene, bene. E ascolta, ma hai fatto diciamo, degli studi specialistici per approfondire di più la tecnica e lo stile barocco o diciamo quello perché immagino in conservatorio ovviamente si fa un corso di studi generalista, Sì, questo sì, sì, sì. è pressoché, diciamo, viene un po' d'obbligo per via dei programmi ministeriali che vanno seguiti, Sì. quindi ecco. Una cantante come te, magari deve un po' studiare un po' tutta la storia Sì, 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 sì. delle composizioni, quindi cantare anche l'Ottocento, il romanticismo, il verismo, insomma. Quindi, dal punto di vista della tua specializzazione nel repertorio di cui sei appassionata, e poi hai frequentato delle lezioni particolari, delle accademie, sei in contatto con Sì. qualche realtà particolare? E allora mi ha fatto avvicinare a questo repertorio il mio pianista accompagnatore, l'insegnante di spartiti in conservatorio, Riccardo Mascia, che anche lui era un appassionato, quindi a parte le lezioni di tecnica che facevo in conservatorio, durante spartito mi sono sempre avvicinata con molta gioia a questo repertorio. Poi dopo il conservatorio continuavo privatamente, ho continuato un paio d'anni privatamente a studiare tecnica, quindi tutto il periodo operistico, 800, 900, tutto, ma quando c'era qualche masterclass di barocco, mi frequentavo, ad esempio ho trovato molto utili i corsi di Urbino Musica Antica, che tutte le estati fanno delle lezioni sia individuali di tecnica ma anche di canto di insieme molto buoni con
con il direttore Quarta, con cui mi sono trovata molto bene, e solo nell'ultimo... Quarta, Alessandro, qua, Alessandro Quarta. Massimo, forse un violinista. Sì. E nell'ultimo anno, invece, ho un po' abbandonato il repertorio dell'Ottocento e ho studiato con Sonia Prina, il repertorio tipicamente appunto barocco, e nell'ultimo periodo con Sonia Tedla, che sono appunto Sonia Prina, e sono due grandi cantanti in carriera, sì, ovviamente. Grande carriera anche specialmente nel barocco, non solo, però. Sì, no. Perdonami, perché è bello salutare e vedere che tanti amici entrano e mandano i saluti. Allora, ritorno un po' indietro. Tu li vedi, no? Credo. Sì, 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 sì. Ok, allora, mi fa molto piacere Anna Pirozzi, che anche oggi ha trovato tempo con tutte le sue molteplici attività, i bambini e tutto quanto. Insomma, ciao Anna, ti mandiamo un bacione. E Riccardo Zanellato, vedo con molto piacere, il nostro caro amico basso, che adesso poi è un basso molto molto conteso per il repertorio verdiano, ma che ha fatto moltissimo Mozart, bellissima voce, ciao Riccardo. E poi ho visto Andrea, sì, oggi c'è un ritorno al barocco, sì, Robby, certo, per fortuna, perché ovviamente il mondo è bello perché è vario, quindi ci piacciono anche tanti tanti repertori. Antonino Giacobbe anche sta partecipando, che è il tuo collega concorrente. Angelo Caprara, eccolo, Angelo, ciao. Angelo, sai che l'intervista di ieri aveva talmente tanto disturbo di audio che mi sa che dobbiamo ripeterla, dobbiamo capire come fare, perché aveva tanto disturbo e quindi si perdevano quasi tutte le parole tue, soprattutto perché forse nel tuo paese la linea era un po' difficoltosa. Bene, mi odice Marta, Danese Loredana, Lorena Aranda, tanti. Bene, adesso che cosa stai studiando? Stai preparando delle cose nuove? In realtà sì, avevo un po' di audizione, mi ero chiusa in casa diciamo 2 o 3 mesi fra dicembre e febbraio per preparare le audizioni che avevo a marzo, e purtroppo sono state tutte rimandate o cancellate. E sto studiando un po' di Vivaldi, perché c'è un'audizione che verterà su Vivaldi appena si potrà fare, sembra luglio. Dimmi che cosa stai studiando. Vivaldi è uno dei miei autori preferiti del barocco, dimmi. L'Olimpiade di Vivaldi. Ti senti? No, perché non l'abbiamo preparata questa. Ti senti di farci sentire qualche cosa? Oddio, sì. Allora, adesso vado su al pianoforte, forse il segnale sparisce, ma poi rientro. Ah, quindi ho capito, le scale. Sì, c'è il ripetitore che non prende, devo qui usare il 4G, quindi esco, ma richiedo di entrare. Tu, Poi io intanto parlo un po' col pubblico. Certo, Vivaldi è un compositore assolutamente, assolutamente geniale, non soltanto vocale, ma anche per tutte le parti orchestrali che lui ha scritto, veramente un grandissimo, che meriterebbe anche forse un festival Vivaldi, qualcosa del genere in Italia, no? Monteverdi, Vivaldi, ma il barocco ha molta attenzione in Italia, all'estero. Forse in questo momento il barocco può essere più affine al gusto dei giovanissimi, perché è un po' più libero da schemi interpretativi. Il romanticismo e il verismo sono molto legati a certi cliché interpretativi, per cui uscire dai cliché interpretativi nel romanticismo e nel verismo si rischia sempre di fare delle provocazioni un po' che vengono capite male dal pubblico tradizionalista e capite poco dal pubblico dei giovanissimi. Il barocco invece, che non è, come dire, così influenzato dagli schemi, chiamiamoli anche stereotipi se volete, ma non stereotipi, insomma, non è così influenzato da quello che giustamente i compositori mettevano come indicazioni, no? Perché quando si cantano, si interpretano spartiti come quelli di Verdi, come quelli di Puccini, di Mascagni, di Giordano, e la regia viene indicata in maniera estremamente precisa, ci sono dei riferimenti geografici, storici, ambientali, tanto tanto dettagliati, tanto precisi, quasi una sorta di cinema. Senza nello spartito c'è una sceneggiatura più che una semplicemente delle note, no?
Ecco, nel barocco invece molte volte si trattavano di composizioni assolutamente geniali, ma un pochino più quasi concepite come musica di intrattenimento per certi versi, no? Quasi un po' come degli spettacoli pastiche di tante arie, di tante bellissime alcune, ma con una drammaturgia che poteva anche essere interpolata in maniera non troppo invasiva rispetto alla bellezza dell'esecuzione, che invece così non si può fare certamente immaginando di mettere in scena una Traviata, che puoi tranquillamente interpolare personaggi e situazioni, diventa molto molto rischioso. Infatti di solito il pubblico fa un po' fatica a capire alcune interpretazioni un po' troppo, che si sono troppo discostate dal testo non solo musicale, ma anche dal testo drammaturgico che Verdi aveva scritto, pensato. Oltretutto, sempre mi fa piacere ricordare che Giuseppe Verdi, quando fu troppo anziano per poter dirigere le sue opere, girava per tutti i teatri d'Europa a fare il regista, anche non si chiamava ancora così la figura, non esisteva ancora professionalmente in un certo qual modo il nome di regista, ma lui andava a curare proprio gli allestimenti, a vedere che non combinassero delle cose, che si arrabbiava moltissimo, anzi addirittura c'è un carteggio dove lui dice che bisogna mettere le multe per quei teatri che mettono in scena le sue opere senza rispettare le indicazioni di scene, costumi, caratterizzazione dei personaggi. Si arrabbiava moltissimo perché nella sua musica ci sono delle... La sua musica parla proprio le parole e le note. Sono assolutamente l'azione, sono i pensieri, sono i gesti dei protagonisti, dei personaggi. Ecco che quindi andare a modificare un gesto previsto da Verdi in didascalia e previsto soprattutto con un determinato accordo, con un determinato intervallo, con una melodia, si rischia veramente di andare a fratturare il cristallo purissimo della composizione verdiana nel suo insieme. Anche Puccini succede questo, anche se Puccini ha, diciamo, un po' più, forse un po' più easy nell'essere soggetto cioè non è così rigoroso, secondo me, il rispetto che si deve agli spartiti pucciniani. C'è un pochino più di margine di fantasia, soprattutto laddove, per esempio, pensiamo alle commedie con finale tragico come Bohème. Ecco, quella è una commedia che può anche essere abbastanza vista sotto letture un po' più, che si discostino un pochino da quello che lui scrive. Non così, ecco, Tosca si fa veramente molta fatica, perché se dobbiamo parafrasare ogni citazione storica del dramma di Sardou, parafrasarlo pensando di mettere la Tosca, non so, in un aeroporto del 2020, diventa un pochino difficile, no? Questo gioco di parafrasi diventa veramente molto macchinoso, molto intellettualmente anche piuttosto sterile dal mio punto di vista. Però poi quando ci troviamo di fronte a regie geniali, anche se si discostano un po' dal testo, e quando c'è il genio, insomma, siamo tutti abbastanza contenti e felici e rispettosi. Vediamo se Letizia nel frattempo riesce a rientrare. Lei appunto ci ha appena detto che stava preparando di Vivaldi, adesso non mi ricordo più che cosa sta studiando di Vivaldi. E che Vivaldi e Monteverdi sono fra i suoi autori preferiti. Volevamo far sentire qualche cosa, appunto adesso lei sta salendo al primo piano, credo dove ha il suo studio, e per farci ascoltare qualche estratto dalle opere o dalle composizioni che sta studiando. Io nel frattempo approfitto di chiedervi se avete delle domande da porgere a Letizia, in modo che ci prepariamo in anticipo. Saluto l'AUMV, Luca Nicoli, grande Sonia, immagino si riferisca a Sonia Prina. Ciao William, vi saluti fra i nostri ospiti. Ah, Mariana Pizzolato, cara, ciao carissima, come stai? Un grande abbraccio. DGL, questo non so se pronunciarlo, lo sto pronunciando esatto. Seda Torelli, questo anche non so se è un nome italiano. Maria Elena
Pepi, Maria Elena Pepi sta partecipando, Riccardo Zanellato Basso, già l'abbiamo ricordato, Andrea Merli l'impiccione, piace il recitar cantando barocco. Sì, certo, l'idea era quella proprio di recitar cantando, cosa che alle volte i cantanti un po' si dimenticano. Abbiamo visto anche nei video in concorso, ci sono stati alcuni cantanti che sono stati molto, molto prudenti nel mettere in scena le loro arie, e quindi diciamo hanno preferito fare una sorta di esecuzione quasi in forma di concerto, e invece l'opera è recitar cantando, quindi il cantante attore, l'equilibrio fra capacità vocali, capacità interpretative attraverso la voce e le capacità interpretative attraverso il gesto, attraverso il corpo, attraverso le intenzioni proprio mimiche, deve essere in perfetto equilibrio. Il grande artista del palcoscenico è questo, non soltanto quello che fa le note perfettamente, fa sfoggio di bellissimi suoni, bellissimi acuti e sovracuti, però se manca il teatro è un concerto. Che fra l'altro anche nei concerti si può essere estremamente teatrali, per l'amor di Dio, senza andare a finire in eccessi da gigionismi con un pochettino così di dubbio gusto, ma essere molto teatrali anche quando si fa dei concerti, dei recital. Quindi drammatizzare il testo, ecco, non serve appunto arrivare a portarsi, non so, i costumi in scena, anche nei concerti, però l'idea del personaggio va resa, e proprio perché al pubblico va raccontata una storia, e questo è l'opera, non sono solo belle romanze, belle voci sfoggiate, ma sono delle storie, delle storie che si ascoltano e si guardano. Quindi l'equilibrio fra le due discipline, insomma, dell'arte del teatro d'opera è assolutamente imprescindibile. Ecco, Letizia Gaddi, ecco, sta rientrando. Benissimo, eccola qui. Vediamo se adesso si riconnette. Luna solare, approfitto per scaldare. Ecco, avrà scaldato la voce. Qualcuno ha commentato, starà scaldando la voce, scusa. Ero io che probabilmente non mi accorgevo perché non scorrevo bene i commenti. Allora, cosa ci fai sentire? Hai deciso? Sì, stavo studiando proprio ultimamente per l'Olimpiade di Vivaldi quest'aria di Megacle, Ruolo en travesti, e Se cerca, se dice, e fa più o meno così. Se cerco, se dice, l'amico torna, l'amico felice, rispondi, mori, se cerco, se dice, l'amico, dove? Avevamo parlato che insomma stai studiando anche l'autore forse dei più celebrati del barocco, Handel. Di Handel ti stavi preparando anche delle cose molto molto note, anche perché sì, anche lì un'aria per tenere allenate l'agilità, sì, torrente cresciuto, quest'area delle Siroe di Handel, abbastanza complicata, però in questo periodo di quarantena l'agilità vanno tenute allenate, se no poi non le riprendo. Ecco, io col telefono ce l'ho qualcosa. Brava. Ci fai sentire qualche passaggio di questa coloratura sì. di non è coloratura di forza, però è una coloratura molto agitata. Vai. Sì. Rende cresciuto per forche d'appena, se verrebbe muto e tenese in cui tra il mare e spume più non ha.
Brava, brava. Eh sì, sono, bisogna sgranarle bene queste note, eh? Il fiato va tenuto allenato, altrimenti bravissima. E poi per il progetto della nostra, diciamo, del nostro secondo video e post in post concorso, cioè post, la post produzione del primo concorso, adesso stavamo un po' ragionando su che cosa fare. Sì. Soprattutto dato che tu hai questa abilità nel fare i montaggi di più parti cantando contemporaneamente, essendo una etrina, come hai fatto appunto per Purtimiro, le idee che insomma su quali stavamo già riflettendo, quali erano? Beh, sono quando mi hai proposto questa cosa, ho subito cominciato a pensare a una cosa originale, particolare. E sono sì una grande appassionata di tecnologia, ma anche di linguaggi nuovi. E mi è venuta in mente una serie Netflix, Black Mirror, che ha fatto molto scalpore l'anno scorso perché ha lanciato questo video interattivo, in cui appunto il telespettatore... Però non svegliamo troppo! Perché altrimenti sciupiamo tutta la sorpresa. Insomma, vuoi... implementare le sorprese tecnologiche, insomma. No. Allora dico solo che partirà tutto da un dramma, da una storia che amo tantissimo, che è appunto la Didone e Enea, in particolare in questo caso di Parcel, e appunto il dramma di quando Enea se ne va e Didone reagisce, come piace dirlo a me, in modo un po' moderno, come una vera drama queen, che proprio, cioè, non bisogna solo uccidersi, non c'è altra soluzione. E niente, un'opera, un ruolo, un'aria che amo tantissimo e sicuramente un pezzo tutta vorrò inserirla in questo progetto futuro. Molto molto bene, sì, questo sarà molto interessante, soprattutto vedere con quali risorse tecnologiche sarà in grado di sorprenderci ancora di più rispetto appunto a questo primo video, che chi non l'ha visto vi invito ad andarlo a vedere sulla pagina web di www.soifiorenzacedolinks.com. Trovate tutti i video che sono tuttora pubblicati in Facebook, quindi i video sono stati pubblicati come concorso proprio sulla pagina Facebook di SOI, Scuola dell'Opera Italiana Fiorenza Cipolis, e lì rimarranno per sempre. Poi ovviamente la stratificazione delle pagine porterà un po' a farli sparire, però rimangono tutti visibili attraverso la pagina web, il sito web, www.soifiorenzacedolinks.com, e lì ci sono tutti i video, quindi li potrete andare a rivedere. Io vi invito ad andare a rivedere il video di Letizia e Gabbi, che in questo duetto, bellissimo duetto da incoronazione di Poppea, ha eseguito da sola, cantando le due parti dei due protagonisti e accompagnandosi anche al pianoforte in contemporanea. E quindi e quando io l'ho aperto, devo dire la verità, ho detto, cioè, ho sgranato gli occhi, ma sono due gemelle, dico, no, perché alle volte possono essere due gemelle, no, che cantano, proprio monozigote, e poi invece ho realizzato assolutamente che eri sempre tu, e ci faremo molto sorprendere. L'idea sarebbe quella, se non ho capito male, perché l'audio era un attimino confuso, è comunque di rimanere nella Dido di Parcel, o ecco, quindi... Sì, vorrei includere, diciamo, in questo progetto il Didone di Parcel, Dido di Parcel, sicuramente, perché mi piace tantissimo. Non ho ancora avuto modo di cantarla, debuttarla, quindi penso che sia un buon inizio questo. Sì, soprattutto se unita a una bellissima esecuzione musicale saprai inventare anche una molto, molto accattivante, molto così... importante realizzazione scenica, che questo è lo scopo del concorso. Lo scopo del concorso non è soltanto far conoscere delle bellissime voci con bei strumenti, con grande competenza stilistica come sei tu, ma anche scatenare la vostra fantasia nel creare le vostre regie, quindi proprio dei cortometraggi con tanto di costumi, di scene, di effetti, insomma, chi più ne ha più ne metta. Nella prima edizione naturalmente un po' vuoi il tempo, che è stato molto breve, perché alcuni di voi, insomma, hanno elaborato il loro video in pochissimi giorni, vuoi il fatto che in piena pandemia
le risorse, alcuni appunto disponevano soltanto di un telefonino a casa e sono riusciti a inventarsi una mini regia di 6 minuti, 7 minuti, solo con veramente con il telefonino e poco di più. E quindi siete stati veramente tutti molto bravi. Letizia in particolare è riuscita a inventare, a usare la tecnologia dei telefonini, non lo so, poi queste, dove si trovano questa app che hai usato per fare qualcosa ancora di più. Un po' cellulare, un po' computer, ma applicazioni proprio basilari che tutti, se ci si mettono un po' lì, riescono a imparare. Brava, ci vuole pazienza, tempo e soprattutto curiosità. La curiosità è una caratteristica, una qualità che nell'artista non deve mai mancare. Allora, Letizia, io congederei il pubblico e Roby dice veramente un grande livello, direi grazie Roby, sono stati veramente molto bravi questi concorrenti.